Benvenuti a tutti per questa nuova intervista per Televive. Ospite con noi oggi il dottor Horst Müller. Dottore, sappiamo che i suoi studi l'hanno condotta ad una comprensione, a capire che i nostri pensieri influenzano il nostro corpo. Può spiegarci meglio di cosa si tratti? Thank you for being here with you and thank you for the question. Indeed, I started 8 years ago in my practice. Grazie a voi per avermi invitato qui con voi oggi e per essere quindi qui. E ho iniziato a lavorare 8 anni fa. And I started like every normal doctor who finished his professional education. I'm an ENT specialist. Ho iniziato come ogni medico che finisce la propria carriera di studi e adesso sto lavorando come otorinolaringoiatra. And I was confronted in my practice with the question, where does disease come from? E nel mio lavoro mi sono dovuto confrontare con la domanda da dove arrivano le malattie? And so I had no answer. E non ho trovato risposte. And so I had to study it for myself. E quindi ho dovuto farmi una ricerca per conto mio. So I was confronted in my practice with the question of the patient, why do I get sick? E nel mio lavoro mi sono dovuto confrontare con la domanda che alcuni pazienti mi hanno fatto, perché mi sono ammalato? And I was surprised that my answers were not right. E mi sono sorpreso perché spesso le mie risposte non erano corrette. One day a patient asked me why his ears are doing like hearing and not hearing, hearing and not hearing. Una volta un paziente mi chiese perché il suo dito a volte andava e veniva, andava e veniva. And so I learned that because he drinks not enough water. E così ho imparato che il motivo era perché non beveva abbastanza acqua. So I told him to drink more water. E quindi gli ho detto di bere più acqua. Because there is no medicine for this kind of symptom. Perché non ci sono medicine per questo genere di sintomi. And he came back after a long time. È tornato da me dopo che era trascorso molto tempo. And he told me, I drink now 3 liters of water and my ears still are going up and down. E mi ha detto, adesso bevo 3 litri d'acqua al giorno e il mio dito ancora va e viene. So what do I do now with him? E quindi a questo punto cosa potevo fare? I had no answer. Non avevo risposte. And this symptom is very often. E questo sintomo gli succede spesso. So many people have disorders in their ears. E non solo a lui, molte persone hanno disturbi dell'udito. And so I needed to find out what the problem. E dovevo scoprire qual era il problema. What causes this situation? Cosa causa questo problema? And so I started to talk to the people, to ask them about their situation, their life situations. Quindi ho cominciato a parlare con le persone chiedendogli quali erano le loro situazioni di vita, le loro situazioni private. I found out that there is a close connection. E ho scoperto che c'è una relazione molto stretta with their thing that they have lived through. Con le cose che hanno attraversato nella loro vita, con le situazioni nelle quali hanno dovuto vivere. So their subjective experience. Quindi le loro esperienze private, soggettive, personali. With their objective symptom. Con i sintomi oggettivi di cui soffrivano. Yeah. And doing this with many, many patients. E facendo questo con moltissimi pazienti. I saw that the cause of disease is a experience. Ho visto che la causa di una malattia è l'esperienza, un'esperienza. Yeah, so I had to go deeper to search why does the experience make the body sick. E ho dovuto studiare ancora più a fondo e capire perché un'esperienza fa ammalare il corpo. And so I went down and found out the
relationship that exists between our thinking and the body. E quindi, approfondendo sempre di più, ho scoperto qual è la relazione che c'è fra il nostro modo di pensare ed il corpo. Dottore, alla luce di quanto ci ha detto, perché ci ammaliamo? Well, it is obviously that it's the experience of a person that does harm to the body. È ovvio che è l'esperienza della persona che fa male al corpo. And it is always a negative experience. È sempre un'esperienza negativa. That harms the body. Che fa male al corpo. Yeah, by example, your mother died. Per esempio, se ti muore un genitore, tua madre. Yeah, so mother gets sick, or the child gets sick. Una madre che si ammala o un figlio che si ammala. Or there is a conflict about the inheritance, you know. Oppure ci sono dei conflitti, dei litigi su un'eredità. Or whatever situation that has a negative impact on the person brings a disorder in the body. Qualunque situazione negativa che ha un impatto negativo sulla persona porta un danno all'organismo, al corpo. And I asked myself, how can that be? E mi sono domandato, come può succedere questo? How can a thought? Come può un pensiero? I mean, something that is outside of the body. I mean, an experience that is totally outside of the body. Qualcosa, un'esperienza che è totalmente al di fuori del corpo. Inflict, bring pain to the body. Generare, far provare al corpo dolore. Without touching the body. Senza di fatto toccare il corpo. Because an experience does not touch the body. Perché un'esperienza in realtà non tocca il corpo. Yeah? But it still does it somehow. Ma in qualche modo ancora lo fa. So there must be a close relationship, or there must be some dependency of the body to the thought. Quindi ci deve essere una relazione molto stretta o comunque una dipendenza del corpo dai pensieri. Exactly. That's in this direction that that was the actually the biggest discovery that the body needs the thought to function. E questa è stata la grande scoperta che il corpo ha bisogno dei pensieri per funzionare. And it just opened my mind. I was thinking, how can that be? E questo veramente mi ha aperto la mente, mi sono domandato come può accadere una cosa del genere. But every experience of my patient showed the same pattern. It was always the same pattern. Ma ogni esperienza che i miei pazienti mi raccontavano mi rivelava sempre la stessa tipologia di modello, la stessa struttura. And what I came after 2 years to discover. E dopo 2 anni sono arrivato a scoprire that the human being has a main direction. Che il corpo umano, l'essere umano, ha una direzione principale. And the main direction are the search for love. E la direzione principale è la ricerca di amore. So none of my patients was searching for food. Nessuno dei miei pazienti cercava cibo. Or for water. Nessuno cercava acqua. Or for any other basic need. E nessuno cercava qualunque altro bisogno basilare. They were searching for one thing. Tutti cercavano una sola cosa. For love. L'amore. And you see, we learn in school that human beings live to live. A scuola noi impariamo che gli esseri umani vivono per vivere. We learn that the desire to live keeps us alive. Impariamo che il desiderio di vivere ci mantiene in vita.
But I found out it's not so in real life. Ma ho scoperto che nella vita reale non è così. In real life, we do not live in the first place to live. Nella vita reale non viviamo principalmente per vivere. So it's not in the first place that we want to live. La volontà di vivere non viene al primo posto. But it is the search for love. Ma è la ricerca di amore. Because love gives life a meaning. Perché l'amore dà un significato alla vita. If life has to the human being no meaning, it's not any more desirable to live. Se la vita non ha più alcun senso per l'essere umano, allora non è più desiderabile viverla. And so more and more people renounce life. Sempre più persone rinunciano a vivere And because they lost the meaning. perché hanno perso il senso di vivere. But not all commit suicide. Ma non tutti come si uccidono, si suicidano. They search for love Cercano more and more. amore, sempre più. And the more they search, and the more disappointed they are. E più ricercano e più sono delusi, più The more they get sick. si ammalano. And when I observed that, I was very amazed. E quando ho osservato questo fatto, mi sono veramente meravigliato. And it changed the way I look to the human being. E ha cambiato il mio modo di guardare gli esseri umani. So, if a patient comes to me now and explains me his physical disease, Se un paziente adesso viene da me e mi spiega quali sono le sue problematiche fisiche, I take also a history of his subjective life, of his life history. gli chiedo anche di farmi un resoconto della storia della sua vita. To make the patient understand that it is his mind experience that destroys the body. Per far comprendere al paziente che è la sua esperienza mentale che sta distruggendo il suo corpo, quindi il suo pensiero. Having seen so many thousands of patients, I know that it is so now, but the patient does not know it. Ho visto proprio migliaia di pazienti e quindi ora io so che è così, ma ogni paziente che viene da me non lo sa, quindi devo aiutarlo a capirlo. I had a lady one day that had a knot in the throat, I mean, like a. C'era una donna che un giorno è venuta da me e aveva difficoltà a deglutire come se avesse un nodo in gola per For 4 years. 4 anni. And she have been to another doctor too, and she wants to know what's the problem. Era stata anche da un altro dottore, voleva sapere qual era il problema. Now, of course, when something lasts 4 years, it cannot come from outside. E ovviamente quando qualcosa dura 4 anni, quando un sintomo è da 4 anni che sussiste, non può derivare da qualcosa di esterno. Yeah, it has to have to deal with her mental experience. Doveva avere a che fare in qualche modo con la propria esperienza di pensiero, di mentale. And I asked her about her mental experience. Le ho chiesto quali erano state le sue esperienze mentali. But she says everything's fine. E lei mi rispose che andava tutto bene. But you see, the body never can react if everything is fine. Ma vedete, il corpo non reagisce se tutto va bene. I mean, there cannot be a negative reaction of the body if in the mind everything is fine. E non ci può essere una reazione negativa nell'organismo se mentalmente tutto va bene. But we live quite unconsciously. Ma alcune situazioni le viviamo inconsciamente. We do not analyze ourselves Non ci autoanalizziamo. to see, what do I think? How do I go through experiences? Per riflettere su come pensiamo e come attraversiamo le varie esperienze. So she could not follow me.
Lei non riusciva a seguirmi in quello che le dicevo. And so I put her a question about her husband. Allora le ho fatto una domanda riguardo suo marito. Said if he's okay, if he's sick or not. Or... E le ho chiesto, sta bene suo marito, è ammalato, cos'ha? Oh, she said, well, my husband was sick and I said, when did his sickness start? E mi ha risposto, sì, è ammalato. E gli ho chiesto, da quando è che si è ammalato? So the sickness started 5 years ago. E lei mi ha detto, si è ammalato 5 anni fa. And the nod in the throat came 1 year later. E il suo nodo in gola, il suo problema di deglutizione, arrivò 1 anno dopo. And the sickness lasts till today. E questa malattia, questo problema di salute durava ancora tutt'oggi. Well, she told me that it was now already resolved, the sickness, I mean, that her husband healed. Ok, e mi disse che a questo punto, in quel momento, il marito era guarito finalmente. So I said then, if the problem is gone, and you have no fear anymore for your husband, then the thing will disappear. Allora io gli ho detto, se il problema di tuo marito si è risolto e tu non hai più paura per tuo marito, vedrai che anche il tuo problema si risolverà. But sometimes it's hard for the patient to understand how powerful our thoughts are for the body. A volte è difficile per il paziente comprendere come i nostri pensieri siano così forti, abbiano un'azione così forte sul nostro corpo. Because we do not learn this in university. Perché non impariamo, non ci insegnano queste cose all'università. When we have not learned to ask the patient about his mental experience. Quando non abbiamo imparato, non ci hanno insegnato a chiedere al paziente come sono le sue esperienze mentali. We ask about the symptom. Gli chiediamo dei sintomi. Then we do a physical exam. Poi gli facciamo un esame fisico obiettivo. And then we do our interventions like ultrasound, Röntgen or CT scans, whatever. Mm-hmm. Poi gli facciamo gli esami tipo l'ecografia, i raggi X, le risonanze magnetiche. And depending on what we find, then we give a medication. E dipende poi quanto buoni sono questi esami, allora poi gli prescriviamo una medicina, un farmaco. But why this thing is so, we do not know. Ma perché il problema sia questo, in questo modo, non lo sappiamo. We learned about psychosomatic disease, that disease comes from the mind. Ci hanno insegnato, ci hanno parlato dei problemi psicosomatici, che ci sono delle malattie che vengono dalla mente. Somewhere on the border of medicine, I mean not in the center. Diciamo che questi sono argomenti che sono paramedicali, non sono proprio il centro della medicina. But we were thinking that only the symptoms that we had, where we do not find any real physical thing, that's psychosomatic. Ma noi pensiamo che quei sintomi del paziente che non scopriamo derivare da alcun problema fisico, cioè che nessuna analisi, che non sono rivelati da nessuna analisi obiettiva, solo quelli siano problemi psicosomatici. But if we find something in the body, ma se invece scopriamo che c'è un problema fisico proprio nel corpo, like an ulcer, come per esempio un'ulcera, or a tumor, oppure un tumore, or a disc failure from a vertebra, o un'ernia al disco, then that's the cause. Allora diciamo questa è la causa del sintomo. So we would never think that this kind of thing come from thinking. Non andiamo mai a pensare che questo tipo di sintomo, come per esempio un mal di schiena, possa derivare da un modo di pensare. Yeah, and so the patients, the doctors do not ask the patient what he thinks. E il dottore non chiede mai al paziente che cosa pensi.
Quali sono i tuoi pensieri? Only when there are certain symptoms like tinnitus, you know, when you have a noise in your ear, then these symptoms are known that they are psychosomatic. Ok, solo quando ci sono dei sintomi tipo un ronzio nell'orecchio, allora si pensa che questi siano sintomi psicosomatici. Then they say that's stress. Allora si dice che è stress che genera il problema. But there is no structure how stress can do that symptom. Ma non esiste una struttura, che un modello che spieghi come lo stress possa generare questo sintomo del ronzio. And so in medicine we the people and the doctors are not taught the relationship that exists between the mind and the body. E quindi a noi dottori non viene insegnata qual è la relazione che c'è fra la mente e il corpo. Yeah. We only focus on the body. Ci viene insegnato a concentrarci solo sul corpo. Yeah. So, when the knee is getting swollen, quindi quando ci si gonfia il ginocchio, we just concentrate on the knee. Ci concentriamo solo sul ginocchio. We would not concentrate on the brain. Non andiamo a concentrarci sul cervello. And so when I discovered it, I was very happy to see this relationship. Invece quando ho scoperto questa cosa, ero molto contento di trovare questa relazione. But I faced a situation that even though I could show the patient the relationship between their mental experience and their physical disease, they have a hard time to believe that. Ma mi sono dovuto confrontare con la situazione che, anche se riuscivo a mostrare al paziente la relazione fra il loro problema fisico e il loro modo di pensare, avevo difficoltà a farglielo credere che fosse così. Just recently I had a patient who is 20 years old. Recentemente ho un paziente in cura da me che ha 20 anni. And he has, like, for 1.5 years, a congestion of his nose. Ed è già un anno e mezzo che ha una sorta di sinusite, una congestione nasale. He had the feeling that he gets not enough air. Ha questa sensazione di non riuscire a respirare abbastanza. So there was no mucus or something. It was just the impression it does not function well. Non aveva del muco che ostruiva i seni nasali, ma aveva solo questa sensazione di non riuscire a respirare bene. So it was for 1 year and a half. Da un anno e mezzo persisteva questo sintomo. But I don't look only to one symptom. Ma io non guardo solo ad un sintomo. When I do a history of his diseases, I do of every disease the history. Quando guardo alla storia di un problema, guardo a tutti i sintomi correlati a quel problema. So I go through all diseases. Quindi osservo studio tutte le malattie. Now a 20-year-old has not many diseases usually, but some have. Quindi i ventenni, un ragazzo di 20 anni non ha avuto molte malattie, ma a volte può averla. So he had another problem 3 years before. E 3 anni prima, in effetti, questo paziente aveva avuto un altro problema. He got a problem with his tonsils. Ha avuto un problema alle tonsille. And especially with the left side tonsil. E specialmente con la tonsilla sinistra. And he got problem with his left ear. E ha avuto un problema anche all'orecchio sinistro. So they took out the tonsils. E quindi gli tolsero la tonsilla. And after they took out the tonsils, after 1.5 year, he got the nose congestion. E un anno e mezzo dopo che gli hanno tolto la tonsilla sinistra, cominciò ad avere questa congestione nasale. So these were his two symptoms. Questi erano i suoi due sintomi. Now, where do they come from? Ora, da dove arrivano questi sintomi? Now I know that to explain that his thoughts makes him sick to a 20-year-old is very difficult. Ora, so che spiegare a un ventenne che i suoi pensieri lo fanno ammalare è molto difficile. Because he cannot see the relationship. Perché non riesce a vedere la correlazione. So, I asked him about his
family. Allora ho cominciato a chiedergli della sua famiglia, if he lives at home, se vive a casa con i genitori. And I asked him about his mother. E ho cominciato a chiedergli di notizie di sua mamma. I said, well, mother has some problems. E lui mi ha risposto, sì, mia madre ha dei problemi. She has some sicknesses. È un po' disease. Malata. And so I asked then the question, how do mother and father relate to each other? E allora gli ho fatto questa domanda, com'è la relazione fra tuo padre e tua madre? And he said it could be better. E mi ha risposto, beh, potrebbe essere meglio. Now, only from this few questions, from this few informations. Ora, solo da queste poche informazioni. The diseases of his body are explained. La malattia, i sintomi di cui lui soffre sono già spiegati. So the human being has the desire or the need to live in harmony. L'essere umano ha il desiderio, ha il bisogno di vivere in uno stato di armonia. Conflict brings disease. I conflitti portano ad ammalarsi. Personal conflict, but also conflicts around us. Sia i conflitti personali che anche i conflitti intorno a noi. And it's amazing to see that on one side physicians have a belief that life came out of conflict. I medici sono convinti che la vita sia fuoriuscita da un conflitto attraverso l'evoluzione. We think that the conflict made us strong. Siamo convinti che il conflitto ci fortifichi. The one who is stronger survives. Il più forte è colui che sopravvive. But in real life, the one who has the conflict is the weak one. Ma nella vita reale, colui che genera il conflitto è il più debole. Every child reacts on disharmony uncomfortable. Ogni bambino reagisce a questa mancanza di armonia in maniera sentendosi a disagio. And if children get sick, e se il bambino si ammala, it's because of their environment. È a causa dell'ambiente nel quale vive. It's the stress of the mother. È lo stress della madre. That makes the child sick. Che fa ammalare il bambino. So if conflict would be the source of life. Quindi se i conflitti fossero la sorgente della vita. Then the more conflict, the healthier you are. Quindi più combatti, più sei in conflitto, più dovresti essere sano. But what I saw is the opposite. Ma quello che poi di fatto ho visto è l'opposto. So it's for me so amazing that we have theories. Per me è così incredibile che noi abbiamo delle teorie. And we go through school for 6 or 7 years. E andiamo a scuola per 6-7 anni. I mean medical school. Sì, scuola di medicina. And then we do our specialty. E poi facciamo la scuola di specializzazione. And still do not see what is real life. E ancora non riusciamo a vedere cos'è la vera vita. We just read books. Leggiamo solo libri. Believe what they say. Crediamo quello che dicono. But do not see how it is in reality. Ma non riusciamo a vedere com'è in realtà. And in reality, disharmony brings sickness to the body. E nella realtà la mancanza di armonia porta il corpo ad ammalarsi. I didn't find one human being that likes disharmony. Non ho trovato neanche un essere umano che ama la mancanza di armonia, il caos. And especially children and young adults are very, very sensitive. E specialmente i bambini e i giovani sono molto, molto sensibili. So this boy is 20 years old. Quindi questo ragazzo di 20 anni. He's second born. È il secondo genito della famiglia. So physiologically he is very bound on his mother. Fisiologicamente molto unito a sua madre. Everyone is so. Tutti sono uniti alla madre.
Mother plays the major role in human life. La madre gioca il ruolo principale nella vita di un essere umano. That's why conflicts around the mother bring the most diseases. Ecco perché i conflitti che girano intorno alla madre sono quelli che generano la maggior parte delle malattie. And that was amazing for me to see. E questa è stata una scoperta incredibile per me. So this young man, he has a heavy concern for his mother. E perciò questo giovane uomo era molto preoccupato per sua madre. And he would like to help his mother. E avrebbe voluto aiutare sua madre. But he sees himself unable to help. Ma si rendeva conto di essere incapace di aiutarla. And that makes him to put on force. E questo lo in qualche modo si sentiva forzato. That's a force inside. He protests and against why mother is not doing well. E c'era come una tensione interna che protestava interrogandosi perché la mia madre non sta bene. If he would have the power, se lui avesse avuto la possibilità, la forza, he would make mother like he wants it to be. Avrebbe fatto in modo che sua madre fosse stesse come lui avrebbe voluto che lei fosse e stesse. That is an always happy woman. Che fosse sempre una donna felice. Always healthy. Sempre in salute. Always in a good mood. Sempre di buon umore. Never having any things on her face, you know, like. Senza wrinkles. Mai avere delle rughe, della preoccupazione sul volto. But can he do that? Ma si può fare una cosa del genere? Obviously not. Ovviamente no. So, but he still tries it. Ma dentro di sé ancora ci provava. Because mother is important for him. Perché la madre era importante per lui. And this force. E questa tensione interna makes him sick. L'ha fatto ammalare. Makes the nose to not function well. Ha fatto in modo che il naso non funzionasse più bene. Makes the tonsils not work well. Ha fatto sì che le tonsille non funzionassero bene. Make the left ear not go well. Fece sì che anche l'orecchio sinistro non funzionasse bene. And I explained that to him. E glielo ho spiegato. And at the beginning he was surprised. He said, I don't see any relationship from my thinking to my body disease. E quando gliel'ho spiegato lui ha detto, no, non vedo nessuna relazione fra il mio modo di pensare e la mia malattia. He said he cannot grasp the idea. Non riusciva ad afferrare il concetto. But after I went through his history, ma dopo che ho abbiamo ripercorso la sua storia. He said, I see now the relationship. Mi ha risposto, adesso riesco a vedere la correlazione. Because from the time the problem started to his disease, he saw that it came after the problem started. Perché da quando è cominciato il problema e quando poi è arrivato il problema della relazione con la mamma e poi quando è arrivato invece il suo problema fisico ha visto quando proprio era iniziato questo problema. You see, the most obvious thing we do not anymore see. A volte non riusciamo più a vedere le cose più ovvie. I mean, how can we move our hand? Come possiamo muovere la mano? We can only move it because the thought commands it. Noi possiamo muovere la mano perché il nostro pensiero la muove. So, everything in the body needs to be directed. Tutto nel nostro corpo ha bisogno di essere diretto. And it's the mind that does it. Ed è la mente che dirige il nostro corpo. And so, I can put this hand in fire. Posso mettere la mano nel fuoco. And then it hurts. E fa male. And that hurt tells me to take the hand out of the fire. E quel dolore dice di togliere la mano dal fuoco. But it was my spirit or my
thought that gave the command for the hand to go in fire. Ma è stata la mia mente, il mio pensiero, che ha dato l'ordine alla mano di andare sul fuoco. And if I want to keep my hand in the fire, even if it's hurt, my hand cannot move itself. It must be my mind who moves it. E quindi anche se la mia mano è nel fuoco e fa male, la mia mano non si toglierà dal fuoco finché io non la ordinerò con il pensiero di togliersi dal fuoco. So Perché è il mio pensiero che le ha detto di restare if my thoughts lead the hands, why should it not lead also the nose? Perciò se i miei pensieri sono quelli che comandano la mia mano, perché non dovrebbero comandare anche il mio naso? Or the tonsils, O le tonsille? or the heart, O il cuore? whatever is in our body Qualunque parte del nostro corpo is under the control of our spirit, of our mind. è sotto il controllo del nostro spirito, della nostra mente. And here it is the cause for disease in most cases. Ed ecco la causa della malattia nella maggior parte dei casi. Dottore, oggi ci ha parlato di amore. A questo punto, nella mia mente, la domanda è: che cos'è amore per lei? You have been speaking about love to us today, and the question in my mind is, what is love for you then? Well, we can answer this question easy or complicated. La risposta a questa domanda può essere semplice o complicata. From what I saw in my patients, how the body defines love. Quello che ho visto nei miei pazienti, come il corpo definisce l'amore. So in our example, Cioè nel nostro esempio di prima, il the young man puts on force. giovane uomo aveva questa tensione, He would change his mother. voleva cambiare sua madre, He would heal her sickness. avrebbe voluto guarire la sua malattia. He would make mother and father to come better along. Avrebbe voluto fare in modo che il padre e la madre andassero più d'accordo. But none of them, this he can do. Ma nessuna di queste cose lui poteva fare. No one can control the other one. Nessuno può controllare l'altro. Thank God for that. E grazie a Dio per questo. Because if we would control each other, Perché se noi potessimo controllarci, manipolarci l'un l'altro, then wouldn't be very nice to live on Earth. allora non sarebbe molto bello vivere su questa terra. And so he puts force. E quindi lui impiegò la forza. Can you We repeat? know in our mind that love and force are opposites. Nella nostra mente noi sappiamo che l'amore e la forza sono agli antipodi. We wouldn't say that if someone beats the other, it's because he loves him. Non diremo mai che se qualcuno picchia una persona, la picchia perché la ama. Quello That's not love. non è amore. If two people fight to each other, they do not love each other. Se due persone si affrontano fisicamente, non è che si stanno amando No. perché fanno a pugni. If they come along well, then we can say they love each other. Se vanno d'accordo, se si trovano bene insieme, allora diciamo che si amano. If they respect each other, Se si rispettano l'uno con l'altro, if they talk kindly, se si parlano in maniera gentile l'un l'altro. no high voice, no pressing voice. Non alzano la voce, non fanno pressione. So that all we know is love. Questo sappiamo che è amore. But for me, I try to put definitions. To bring definitions down to the most simple and the most basic thing. Ma io amo portare questa definizione al livello più basso e più semplice della cosa stessa. Perciò So love how the body demands it. l'amore, come il corpo lo richiede, Must be that I always am kind and well-meaning toward the others. devo essere sempre gentile e premuroso verso l'altra persona, verso l'altro. So, love must have an interest in the other person.
Quindi l'amore deve avere un interesse verso l'altro. That's the one infinite side of love. Questa è The one side. una porzione dell'infinità dell'amore, una parte. I say there are only two sides. Io direi che ci sono solo due parti. So the one side is the body demands that we should be always thinking kind of others. Una parte è che il corpo richiede che noi dovremmo sempre essere gentili e premurosi verso l'altro, To have a good interest in them, avere un interesse positivo verso di loro, but at the same time, allo stesso tempo, give them perfect freedom to do what they want. dargli la libertà perfetta di fare tutto quello che vogliono. This is the demand of the body. Questa è la richiesta del corpo. So, I love my parents. Quindi amo i miei genitori, But are they allowed to fight each other? ma gli è concesso di litigare tra di loro? Now, if I say they are allowed, Quindi se dico che gli è permesso di litigare, I will not put any force. non li costringerò. I will have the same interest in them, Sarò sempre interessato nei loro confronti. but I will never try to force them to change. Ma non cercherò mai di provare a cambiarli. And if we have this kind of love, E se abbiamo questo tipo di amore, our body does not get hurt. il nostro corpo non sente dolore, non si ammala. But the human being does not have this love. Ma l'essere umano non ha questo tipo di amore. He either loves and tries to control you. O ti ama e cerca di controllarti, He tells that if love makes you to control the other. ti dice che l'amore fa sì che tu controlli l'altra persona. So, if you love someone, you cannot give him totally freedom to do what Se you want. tu ami qualcuno, non gli puoi dare la massima libertà di fare quello che vuole. And so we do not have this other part. We just love and try to control or to rule over the other person. E non riusciamo ad avere l'altra parte dell'amore, ma abbiamo solo che amiamo e allora cerchiamo di controllare l'altro, di averlo in pugno. And if the other person is not agreeing, I have to force it. E se l'altra persona non è d'accordo, allora devo forzarla. Perché Because I love her. l'amo. And then my body gets hurt. E allora il mio corpo si ammala. Or the other way around, that we cannot force someone to do the right thing. Oppure all'opposto, non possiamo forzare qualcuno di amarci. Then we let him go. Allora lo lasciamo andare, We give him freedom, gli but diamo libertà, we have no interest in him anymore. ma non siamo più interessati in lui. E And that hurts the body the same. anche questo fa ammalare il corpo. So, both experiences Quindi entrambe le I esperienze have seen affect the body negatively by making disease. ho visto che hanno un effetto negativo sull'organismo e lo fanno ammalare, generano la malattia. You see, when a patient, I had recently a young lady, she was 30 years old, and she came to me because she got ear canal infections since 2 years. Ho avuto una paziente recentemente che è venuta da me, ha 30 anni, ed è venuta perché da 2 anni aveva un'infezione al canale uditivo. Every 2 to 3 weeks, one or both ears got infected. Ogni 2 o 3 settimane una o entrambe le orecchie si infettavano. Since 2 years. Da 2 anni questo succedeva in continuazione. Since 1 year, she had a severe acne on her back. E da 1 anno aveva un'acne molto pronunciata sulla schiena. Since 3 years. She had severe pain in her mandibola, both sides.
e da circa 3 anni aveva molto dolore da entrambi i lati delle mandibole. Left side more than right. E al lato sinistro più che non nel destro. She says continual pain. Disse che aveva dolore continuo. And 3.5 years before, she got a disc hernia. E 3 anni e mezzo prima aveva avuto un'ernia al disco cervicale. Cervical spine. Now, what do you do with such kind of a patient? E cosa fare con un paziente del genere? So what is the body lacking? Che cosa manca al corpo? Yes, these things come not from outside. Queste cose non sono causate da qualcosa di esterno. So, of course, it must be a lack of love. Ovviamente deve essere stata una mancanza di amore. Her body does not get the love he needs. Il suo corpo non riceve l'amore di cui ha bisogno. If he would get it, he would not be sick. Se lo ricevesse, non si ammalerebbe. Now, what was her history? Ora, qual è stata la sua storia? 9 years before her mother died. 9 anni prima, sua madre era morta In difficult circumstances. in circostanze piuttosto difficili. And she was thinking on her mother every day. E questa mia paziente pensava a sua madre ogni giorno. And I asked these patients the question. E le ho fatto una domanda. If she could have the power to raise her mother from the dead, would she do it? Se avesse avuto la possibilità di far resuscitare sua madre dai morti, l'avrebbe fatto? And what did she say? E che cosa ha risposto? Yes. Yes. Sì. E She said yes. ha risposto sì. Now can she do that? Ovviamente. Può farlo? No. No. But she still tries it. Ma ci prova comunque. In her life she puts a lot of force. Nella sua vita interiore sta mettendo molta forza perché Because she cannot allow mother to be dead. non riesce a permettere a sua madre di morire, di essere morta. Perché Because if we love someone, se amiamo qualcuno, we need to force him to be alive. abbiamo bisogno di forzarlo di restare in vita. Dobbiamo We need to force him to be healthy. forzarlo a stare in buona salute. Good intentions. Sono delle buone intenzioni. But it's not our business. Ma non ci competono. We have no call to rule over another's life. Non siamo chiamati a gestire la vita di un'altra persona. A To say when a person should die or not. decidere quando una persona debba morire oppure no. To say when a person is sick or not. Decidere quando una persona si può ammalare o meno. That's their problem. Questo è un loro problema. We just have to be able Noi dobbiamo solo essere capaci to love them amarli and give them total freedom. e dargli libertà completa. How many people have I found that can do that? Quante persone avete mai incontrato che sono in grado di fare ciò? No. No, I think I have not found one, yes. Because I have only sick patients, of course. Nessuna, ma anch'io penso di non averne trovato nessuno. But Anche perché ho solo dei pazienti che sono ammalati, che vengono da me. I think that we all can relate to this. Ma credo che tutti possiamo relazionarci su questa cosa. Because it's our personal experience. Perché è la nostra esperienza personale anche. There is no human being that doesn't go through this process. Non c'è nessun essere umano che non passa attraverso questo processo. Since love is all that we seek, Poiché tutto quello che cerchiamo di fatto è l'amore, when we found that right love source, quando troviamo quella giusta sorgente d'amore,
We need to possess it. Abbiamo bisogno di possederla. And if we lose it, e se la perdiamo, we go against it. Allora lottiamo contro. And then we get sick. E allora ci ammaliamo. So simple. È così semplice. So love that the body demands. Quindi l'amore di cui il nostro corpo ha bisogno, but which also is in our mind. Ma che è anche nella nostra mente. I mean, we all agree that love has no force. Siamo tutti d'accordo nel dire che l'amore non è forzare. We all agree in our understanding that we should give total freedom to the other person. Noi siamo tutti d'accordo nell'aver capito che amare significa dare libertà totale all'altra persona. Because do we not want to be free? Perché non vogliamo anche noi essere liberi? I didn't find one person that said, "Oh, I want to be possessed." Non ho trovato nemmeno una persona che dice io voglio essere posseduta, gestita. So I want someone to rule over me. Voglio che qualcuno mi comandi. To tell me what to do. Che mi dica che cosa voglio fare. But devo fare. That's never happened. Questo non è mai successo. I didn't find one patient that says, "Oh, I like to be in jail." I mean, if you're not sick in your mind. Non ho trovato nessun paziente che fosse sano mentalmente che dicesse "Oh, adoro essere in prigione, essere comandato." So we all find love needs to be free. Tutti scopriamo che l'amore vuol dire aver bisogno di essere liberi. We all agree that love should not possess the other. Tutti siamo d'accordo sul fatto che l'amore non voglia dire possedere l'altro. All agree to that. Siamo tutti d'accordo, no? But in real life, ma nella vita reale, we all do the opposite. Tutti facciamo esattamente il contrario. We either possess, o cerchiamo di possedere, di controllare, give no freedom, senza dare libertà, or we give freedom, oppure diamo libertà, and have no interest, ma non abbiamo interesse nell'altro. As we don't go after him anymore. E non stiamo dietro la persona più. So this conflict needs to be solved. Questo conflitto ha bisogno di essere risolto. If a person is able, se una persona è capace to love with this kind of love, di amare con questo tipo di amore, I mean, there is only one love. Ovviamente esiste un solo amore. That always is kind. Che è sempre gentile. And is always having an interest in the other. E ha sempre interesse nell'altro. But the interest is unselfish. E l'interesse è altruistico. It's not for me, it's for him. Non è interessato. Or for her. È sempre diretto verso l'altro. And I give total freedom. I respect the will of the other 100%. E do totale libertà e rispetta la volontà dell'altro al 100%. And that's love. E questo è amore. And that's what we have to give to our bodies. E questo è quello che dobbiamo dare ai nostri corpi. And disease will be far away from us. E la malattia sarà veramente la terremo veramente lontana dal nostro corpo. No disc failure. Non ci saranno più ernie. No pain in a jar. No, nessun dolore nelle nostre mandibole. No ear infection. Nessuna infezione ai canali uditivi. And even no acne. E anche niente acne. No diabetes. Niente diabete. No hypertension. Niente ipertensione. Probably almost none of the cancers. E probabilmente anche nessun cancro. So 90% of all our diseases. Il 90% di tutte le nostre malattie would disappear. Scomparirebbero. If we would could love with this kind of love. Se riuscissimo ad imparare ad amare con questo tipo di amore. So it's a good recipe. Ecco, una buona ricetta. I have
the same recipe to my patients. E do questa stessa ricetta ai miei pazienti. And those who put the recipe make what I say. Coloro che applicano questa ricetta facendo quello che io dico loro di fare, get healed. Guariscono. The others do not get healed. Gli altri non guariscono. So it's our own responsibility. Quindi fa parte della nostra responsabilità. I found out that health is our responsibility. Ho scoperto che la salute è una nostra responsabilità. And we can have control over our lives being healthy. E noi possiamo avere un controllo sulle nostre vite per far sì che siano sane. So that's the main part of human life, love. Ecco, questa è la parte principale della vita dell'essere umano, l'amore. And it's how everything is reduced to the conflict. E ogni cosa si può ridurre al conflitto. That we have a right definition of love. In our understanding. Se abbiamo la corretta definizione di amore nel nostro modo di pensare, di vedere, every human being has the same definition. E ogni essere umano ha la stessa definizione. But at the same time we act totally wrong. Allo stesso tempo agiamo in maniera totalmente sbagliata. And this is the conflict that we know what love is, but we cannot act on it. If we are in the conflict situation. Ma è questo esattamente il problema, che noi sappiamo bene cosa è l'amore, ma non agiamo secondo quello che sappiamo e questo conflitto il nostro corpo non riesce ad accettarlo. And if we solve this, se noi risolviamo questo conflitto, health is possible. È possibile restaurare la salute. Disease disappears. Le malattie scompaiono. And we are not only happy in our mind, because he who loves is happy in his mind. E colui che ama è felice nella mente, quindi saremo felici. Yeah, if you love and give total freedom, you are happy. Se tu ami e dai totale libertà all'altro, allora sei felice. And so you have, as a result, a healthy body. E allora come risultato avrai un corpo sano. Dottore, ci ha detto che questo tipo di amore difficilmente può essere raggiunto, anzi non è umano. Allora le voglio chiedere, come hanno fatto i suoi pazienti che ascoltandola sono guariti? Dove hanno trovato questo amore per poter risolvere i loro conflitti? Well, this is the, of course, the solution to the problem. To know where to find the possibility to apply to the body that love that the body demands. Ecco, questa è la soluzione al problema, è dove appunto trovare quell'amore che soddisfa le richieste del nostro corpo. The body has no choice. Il corpo non ha scelta. He needs it. Ha bisogno di quest'amore. And our mind needs to apply it to the body. E la nostra mente ha bisogno di applicarlo al corpo. But it does not have it. Ma non ce l'ha. We sometimes think that love is our own production. A volte pensiamo che l'amore è qualcosa che produciamo noi. But if love would be our own production, ma se l'amore fosse qualcosa che noi produciamo, we could do it. Lo potremmo fare. Yes, we could just love and give total freedom. Saremmo in grado di amare e prenderci cura per amare l'altro e dargli anche totale libertà. And then we will not be sick. E non ci ammaleremo. So the solution that I found is that the human being is dependent on love like it is dependent on oxygen. Quello che ho scoperto è che l'essere umano dipende dall'amore così tanto quanto dipende dall'ossigeno. So we have to take love from outside like we take oxygen from outside.
Dobbiamo ricevere amore dall'esterno così come abbiamo bisogno di ricevere ossigeno dall'esterno. So we never try to make oxygen. Non cercheremo mai di produrre ossigeno. We just breathe in. Semplicemente respiriamo per ottenerlo. The same thing must be with love. E la stessa cosa deve succedere con l'amore. We should never try to produce love. Non dovremmo mai cercare di produrre We cannot do that. amore. Non possiamo fare una cosa del Like we genere. cannot produce oxygen. Così come non possiamo produrre But we could give amore. Ma possiamo dare it. If we have it. se lo abbiamo. That means we have to take it and Significa che apply dobbiamo it. prenderlo e applicarlo. So the best thing is always an example. E la cosa migliore ovviamente è sempre dare un esempio. I had a patient that, a female patient, she was in her 30s or, yeah, 30s. Ho avuto una paziente, una donna che aveva circa 30 anni. And for 6 years she had a headache that started every Friday afternoon. E per circa 6 anni aveva un mal di testa ricorrente che gli tornava ogni venerdì pomeriggio. So Friday afternoon it started and got worse. On Saturday it was very, very worse. Iniziava il venerdì pomeriggio, aumentava e il sabato peggiorava terribilmente. She had to stay in the house, close the windows. Doveva restare a casa, doveva chiudere tutte le finestre, fare oscurare la stanza. Sunday the same thing. La domenica ancora lo stesso problema. E And on Monday till noon it disappeared. il lunedì, verso mezzogiorno era completamente scomparso. And that every week. E questo succedeva ogni settimana. What's the problem of this patient? Ora, qual era il problema di questa paziente? It cannot be something from outside. Non poteva essere qualcosa di esterno. I mean, it's a physical reaction. Era una reazione fisica. But who causes it? Ma cos'è che la generava? So it comes like the watch, regularly. Che era puntuale come un orologio, regolare. Every week, Ogni settimana, allo same time, stesso orario, the same procedure. con lo stesso schema. Leaving her on Monday at noon. E liberandola del mal di testa il lunedì a mezzogiorno. Now, in medicine we cannot do anything without that kind of patient, can we? In medicina non abbiamo nessuna soluzione per questo tipo di pazienti, ovviamente. But I talked to her and I asked her about her life history. Ma ho parlato con lei e le ho chiesto di raccontarmi la sua storia. And it came out that the pain started after the funeral of her father. E mi ha raccontato che il dolore, il mal di testa, era cominciato dopo il funerale di suo padre. So her father was a drunkard, an alcoholic. Suo padre era un alcolista. At his funeral, she was not sad that he died. Al suo funerale non era triste che fosse morto. She said that she didn't even have one tear of compassion. Disse che non aveva pianto nemmeno una lacrima di compassione e di dolore. And so, after that funeral, the pain started. E il primo venerdì dopo quel funerale iniziò il mal di testa. E And went so for 6 years. continuò così puntuale per 6 anni, Until we talked together. fino al giorno in cui abbiamo parlato insieme. I asked her about what was further on in childhood. E le ho chiesto com'era stata la sua infanzia, About the relationship between mother and father. com'erano state le sue relazioni con sua madre, con suo padre. And she said
While she was very young, about 6 years old, E mi ha raccontato che quando era molto piccola, circa 6 anni, her father went to work during the week time on Monday morning. suo padre andò a lavorare durante la settimana, un lunedì mattina, And returned on Friday afternoon. e ritornò il venerdì pomeriggio. But when he came home, he was drunk. Quando tornò a casa era ubriaco, Was violent. violento. So she was trembling on Friday afternoon that he came home. E stava tremando quel venerdì pomeriggio perché lui stava per tornare a casa. So he was home on Saturday and on Sunday. Era rimasto a casa il sabato e la domenica. He said sometimes on Sunday mother had to go to search for father because he was somewhere fallen down because of so much alcohol he drank. E la domenica a volte sua madre doveva cercarlo da qualche parte perché era addirittura caduto per quanto era ubriaco e non era in grado di rientrare a casa. E And on Monday morning he left for work again. il lunedì mattina di nuovo partiva per andare a lavorare. So she did not love her father. E lei non amava suo padre. She had no reason. Non aveva nessun motivo per amarlo. And after he died, E dopo che morì, she didn't consider him, she did not respect him. non lo considerava, non lo rispettava, But her body came up with the disease. ma il suo corpo fece ritornare su queste emozioni attraverso questa malattia. So what did I give her for a solution? Quindi che cosa le ho offerto come soluzione? We need to know the source of love. Dobbiamo conoscere la sorgente dell'amore? Because she cannot love her father with the love her body demands from her. Perché lei non poteva amare suo padre con il tipo di amore di cui aveva bisogno il suo corpo. Because she has no reason to love father for what he did to mother. Perché non aveva nessun motivo di amare il padre con tutto quello che aveva fatto a sua madre. She had no reason for what he made to her own. Non aveva nessun bisogno di amarlo nemmeno per quello che aveva fatto a lei stessa. And she cannot from her own produce that love that she needs to give. Even though her father is dead, I mean her mind. Ok. Anche se suo padre era morto, la sua mente non era in grado di produrre quel tipo di amore di cui il suo corpo aveva bisogno per guarire. So she needs to go to the source of love. Perciò lei aveva bisogno di essere accompagnata alla sorgente dell'amore. And in this universe there is only one source where we can get love. E in tutto questo universo esiste una sola sorgente dell'amore. And that's God. Ed è Dio. If there would be no God, Se non ci fosse Dio, we would have no need for love. non avremmo bisogno di amare. But since God created us, Ma poiché Dio ci ha creati, the most important thing for the mind and for the body is love. la cosa più importante per la mente e per il corpo è l'amore. And love is life. E l'amore è vita. And God is the only source where a person can go to get that love that is always kind and never forces the will. Because God is love. Because God is love. E Dio è l'unica sorgente verso la quale la persona può andare per ricevere quell'amore che è sempre gentile, sempre cortese, proiettato, interessato all'altro ed lascia sempre l'altro libero di fare le proprie scelte, di essere quello che è. So I s said to her she should ask God E quindi le ho detto che avrebbe dovuto chiedere a Dio to give her that love for her father. di donarle quel tipo di amore per suo padre. The only way God can give us that love or we can take it from God
L'unico modo nel quale Dio ci può donare quell'amore o che noi possiamo riceverlo da Dio is to ask for it. è di chiederlo a Dio. You see, we cannot the water we need does not run in our mouth. L'acqua di cui abbiamo bisogno non piove direttamente nella nostra bocca. We have to go to take it and drink it. Abbiamo bisogno di andare a prenderla e di berla. So God never forces us to take his love. Quindi Dio non ci forza mai a ricevere il suo amore. So we need, as a first action of ourselves, to go in search to get that love. Quindi la prima azione che dobbiamo fare da noi stessi è quella di andare a cercare quel tipo di amore. And by prayer, by opening our will, we go and say, I want that love. E pregando, aprendo verso Dio la nostra volontà, noi possiamo andare alla ricerca di quell'amore. That I may give it to my father. E in modo possiamo chiedere a Dio quell'amore per poter amare nostro padre, in questo caso la sua paziente. And she did what I said. E lei ha messo in pratica quello che io le ho suggerito di fare. And after she prayed E dopo aver pregato, and asked God to change her heart that she might love her father, e dopo aver chiesto a Dio di cambiare il suo cuore in modo che lei potesse amare suo padre, not with human love that wants to raise him from the dead, non con quel tipo di amore umano che avrebbe voluto farlo risorgere dai morti, o to change him or to. che avrebbe voluto cambiarlo, trasformarlo. But with that love that has good thoughts about his father, her father. Ma con quel tipo di amore che ha dei bei e buoni pensieri verso suo padre, At the same time allow the father to be a drunkard. e allo stesso tempo concedere al padre anche la libertà di essere un ubriacone. And after she did that, E dopo che lei ha cominciato a fare questo, mettere in pratica quello che le avevo detto, God helped her to change the view how she saw her father. lei ricevette da Dio l'aiuto per cambiare anche il modo di vedere suo padre, come l'aveva visto fino a quel momento. And her pain disappeared. E il suo dolore scomparve. And that happened almost 2 years ago. Ed è successo ormai da circa 3 anni, è successo 3 anni fa circa. And she's still healthy. E da allora lei è sana, non ha più il mal di testa che aveva prima regolare. So it's simple. Quindi è semplice. But many patients have a problem to go to God. Ma molti pazienti hanno difficoltà ad andare a Dio. Because that's a conscious dependency. Perché quella è una dipendenza conscia. But if they would know themselves right, Ma se essi si conoscessero, in maniera corretta, they would see how dependent they are on other human beings for love. vedrebbero quanto in realtà dipendono, dagli altri esseri umani per ricevere Because this lady didn't respect her father because she did not love him, but she was dependent, she wanted her father to love her. Infatti, questa ragazza non rispettava suo padre perché non era in grado di amarlo, ma dipendeva in qualche modo dall'amore che avrebbe dovuto ricevere da suo padre perché voleva che suo padre l'amasse. So she was dependent on her father. Quindi dipendeva da suo padre. And that's why she was sick. E questo era il motivo per il quale era ammalata. She could not change father now to raise him from the dead to make him to be a good father. Non era in grado di far risuscitare suo padre dai morti per poter farsi amare in modo che lui fosse un buon padre. That's force. E cercava di forzare questa And it's situazione dependency. ed era una dipendenza. E While she changed the dependency, quando lei ha modificato la dipendenza, the one to her father was unconscious.
La dipendenza verso suo padre era inconscia. But the dependence on God must be always conscious. Ma la dipendenza da Dio deve essere sempre cosciente. Because God is love and he does not want us to do something unconsciously. Perché Dio è amore e non vuole che noi facciamo qualcosa in maniera inconscia. He's the only one who has this kind of love. È l'unico che ci può offrire questo tipo di amore. To always love. Quello di amare sempre. Always give freedom. E darci sempre la libertà. And so changing that love source, she experienced the change in her life. E quindi cambiando la sorgente dalla quale ricevere amore, ha cambiato anche la propria esperienza di vita. This lady was a religious lady. Questa signora, questa donna era una donna credente. But you see, she didn't know why she needed God. Ma vedete, non si rendeva conto del perché aveva bisogno di Dio. In Christianity or in other religion, we don't know why we need God. Nel cristianesimo o anche in altre religioni, spesso non sappiamo perché abbiamo bisogno di Dio. We think that we do something to please God. Pensiamo delle volte che facciamo delle cose per far piacere a Dio. But we have to go to him to get something from him. Ma in realtà dobbiamo andare a lui per ricevere da lui qualcosa. Usually in Christianity we go to God and tell him what he has to do. Di solito nel cristianesimo andiamo da Dio per dirgli cos'è che lui deve fare. Our prayer are like, God, do something. Le nostre preghiere sono più del modello Dio, fai qualcosa. Heal my mother, heal my sickness, raise the dead. Fai qualcosa per mia madre, guarisci la mia malattia, fai ritornare in vita questo morto. Give me a workplace. Dammi un posto di lavoro. If someone is unemployed. Se qualcuno magari è disoccupato. So we go to God and ask him that he should do something. Quindi noi andiamo da Dio e gli chiediamo di far qualcosa. But that will never work. Ma questa modalità non funzionerà mai. Because God knows what he has to do. Perché Dio sa cosa che deve fare. We don't need to tell him what he has to do. Non abbiamo bisogno di dirgli cosa deve fare. That's why religious life has no power. It's powerless. Questo è il motivo per il quale spesso la vita religiosa è una vita impotente, senza forza. We go to God to tell him what he has to do. Siamo noi che andiamo da Dio a dirgli cos'è che deve fare. But we have to go to God that he might tell us what we have to do. Ma in realtà noi dobbiamo andare da Dio perché egli ci dica cos'è che noi dobbiamo fare. Because we have to love. Perché siamo noi che dobbiamo imparare ad amare. The love we use makes us healthy and happy. L'amore che noi usiamo verso gli altri ci rende felici e ci guarisce anche, ci fa restare in buona salute. So we have God that we might go to him that we might learn how to love. Quindi noi abbiamo Dio perché possiamo andare da lui per poter imparare come amare. So we don't go to command him but we go to ask something for us that we have to do. Quindi non andiamo da lui per dargli degli ordini, ma andiamo da lui per potergli chiedere che cosa noi possiamo fare secondo quello che lui ha da ordinarci, da dirci di fare. Unfortunately, we are deceived and we don't see what we do wrong here and our prayer are not heard. E spesso purtroppo siamo ingannati in maniera tale che non riusciamo a vedere cos'è che dobbiamo fare e perché le nostre preghiere non sono ascoltate. But since every prayer, since God is love, every prayer for love, he must hear and answer. E poiché Dio è amore, ogni preghiera che gli chiede di donarci amore deve per forza essere ascoltata. It's impossible if you ask from God love to not give it to you, because he's the only source. Okay. È possibile che se noi chiediamo a Dio di ricevere amore, lui non ce lo doni perché Dio è l'unica sorgente di amore. Dio è amore. But he gives it to you that you might use it for your father or mother or for whoever. E quindi lui te lo dona perché tu possa usarlo per tuo padre, tua madre o per chiunque. And if we would do religion like that,
E se noi applicassimo la religione esattamente in questo modo, our world would be different. Il nostro mondo sarebbe completamente diverso. We wouldn't have this much disease. Non avremmo così tante malattie. But we would have good relationships. Le nostre relazioni sarebbero anche molto più buone. We would be happy people. Saremmo delle persone più felici. We would just love always. Ameremo sempre tutti. And give always total freedom to our neighbors to do what they want. E daremmo sempre la libertà a chiunque ci sta intorno di fare quello che vuole. And the more we would love with this kind of love. E più ameremo gli altri con questo tipo di amore. The more healthy and happy we'll be. Più noi saremo felici e staremo bene. So to answer the question, the solution is we must go to take love from God. Quindi, per rispondere alla vostra domanda, la soluzione è di andare a Dio per ricevere da Lui l'amore di cui abbiamo bisogno per amare. If we cannot do that, se non possiamo fare questo, there is no healing possible. Non c'è nessuna possibilità di guarigione. We will get sicker and sicker until we die. Ci ammaleremo sempre di più finché non morremo. But if we go to him, ma se andiamo da Lui, we can experience that he makes us able to do things that we cannot do. Ma se andiamo da Lui, potremmo sperimentare la sua capacità di farci fare cose che da soli non siamo in grado di compiere. I personally know God because I can do things I cannot do. Io conosco Dio personalmente proprio perché so che ho fatto delle cose che da solo non sono in grado di fare. I can have love in certain occasions that loves always and never tries to force. Gives total freedom. In certe situazioni riesco ad avere quel tipo di amore che è sempre gentile, cortese e premuroso verso l'altro senza mai forzarlo, lasciando sempre all'altro la libertà. So I learned this. Ho imparato questo. And I'm not yet perfect. Non mi sono ancora perfezionato in questo. But I believe that one day I will be able, by God's help, to just always love and always give total freedom. Ma sono certo che un giorno, per grazia di Dio, sarò in grado di amare sempre e preoccuparmi, prendermi sempre cura dell'altro, donandogli allo stesso tempo sempre la libertà. Then I will have never a relationship with a human being and being dependent on him. E quindi in questo modo non avrò mai una relazione con un essere umano di dipendenza, cioè dipendendo dall'altro. Love makes us free. L'amore ci rende liberi. Selfishness makes us to possess each other. L'egoismo invece ci fa controllare l'altro. So, like we experience that water is a real thing to our body. Così, allo stesso modo con il quale noi abbiamo provato che l'acqua è un qualcosa di reale per il nostro corpo, we must experience that God is a real thing for our body. Bevendola, dobbiamo anche sperimentare che Dio è qualcosa di reale per il nostro organismo. That's the evidence that God exists. E amando, questa è la prova che Dio esiste. Everyone in our own life can prove for himself. Ognuno nella propria vita può provare per se stesso. Like he proves water that it helps his body. Così come può provare che l'acqua aiuta il proprio organismo bevendola. So the love of God. Allo stesso modo, l'amore di Dio guarisce il nostro corpo. That's the solution. Questa è la soluzione. Grazie ancora, dottore, per essere stato qui con noi. E grazie per averci spiegato quale sia l'origine delle malattie e anche per averci consigliato sul come raggiungere la sorgente della guarigione. Le auguriamo ogni bene per lei, per la sua carriera. E ringraziamo anche tutti quanti voi che ci avete ascoltato fino a questo momento. Vi ricordo che se volete saperne di più, potete visitare il sito web www.televive.org.